diciamo, la patata sul colpo di testa di Mendes è stato importante, no? Sì, dai, è stata una parata importante perché ha permesso di rimanere 1-0 per noi, quindi istinto. Sono contento di come si è istinto, quella parata è solamente istinto e alla fine è andata bene, quindi importantissimi 3 punti e sono contento che la parata comunque ci ha dato una mano a fare 3 punti. Anche sull'uscita oggi insomma, è stato abbastanza impegnato sull'uscita. Sì, ma io cerco sempre di dare una mano, dopo uno quando ci riesce è più contento, quindi non sempre non ci riesce a fare il massimo, però uno credo che gioca sempre per fare il massimo, quindi oggi secondo me bisognava dare una mano perché loro secondo me sono una squadra forte, cioè strutturata e alla fine è andata bene. Mentre abbiamo visto Moderna ha vecchio stile, più brillante, aggredire gli avversari fin da subito. Che cosa è cambiato rispetto alle ultime partite, anche durante la sosta? Avete conosciuto sicuramente meglio la metodologia del ministro Andrea Zoli, però che cosa è scattato in voi? Ma sicuramente è scattato che non erano contenti per quello che stavamo facendo, quindi al di là che dopo abbiamo lavorato bene con il mister perché siamo stati bravi secondo me cioè, a seguirlo, ma l'abbiamo sempre fatto, quindi non è che mo perché abbiamo vinto l'abbiamo seguito, quindi credo che è una cosa che facciamo sempre, però è scattato che non eravamo contenti, quindi perché le cose andavano troppo male per come siamo forti noi e alla fine oggi abbiamo dato il massimo, secondo me abbiamo fatto un gran primo tempo e il 1-0 forse sta pure un po' stretto, quindi dai, bene così. Atteggiamento tattico nuovo, di tre dietro? Ma sì, ci stiamo lavorando già da 10 giorni, quindi abbiamo dato una bella impronta perché già quando siamo rientrati dalla sosta, secondo me il mister aveva questa idea e l'abbiamo portata avanti in maniera importante, abbiamo fatto bene secondo me in settimana e eravamo fiduciosi che potevamo fare una gran partita. Angelo, il risultato è importante per voi, ma anche per i tifosi che sono venuti oggi a sostenervi, insomma, era un mezzo derby questo? Ma sì, dai, noi dispiaceva per come avevamo fatto il 26 che erano in tanti a Frosinone, quindi abbiamo dato, secondo me abbiamo fatto una brutta partita e ci dispiaceva per noi ma anche per loro, quindi oggi credo che gli potevamo dare questa bella gioia perché come dici tu per loro è una partita ancora più importante e quindi siamo contenti sicuramente anche per loro. Sui angoli quanto, perché sono stati 10-11 angoli, no? Io ricordo magari dell'andata qualche angolo diciamo ha creato anche qualche problemino insomma da questo punto di vista. Ma l'andata non ci abbiamo pensato perché se uno si mette a pensare negativo dopo è un casino. Però loro sono una squadra strutturata perché veniva stata a Bottichini, in Calicara, con Locro, dopo Alasco secondo me c'ha un gran piede. E, però siamo stati bravi anche a non farla impattare sempre a loro. Quindi dai, alla fine siamo stati bravi veramente tutti oggi. Senti, era più pericoloso il calcio d'angolo o il i calci di punizione dagli esterni con palla tagliata? Ma secondo me il calcio d'angolo quando si mettono quei due altri lì davanti per noi portiere è dura, però siamo stati bravi cioè, a assorbire, infatti il primo angolo secondo me era pure fallo, però dopo alla fine abbiamo fatto bene anche sugli angoli dai, perché alla fine l'hanno presa 2 volte mi sa loro. Il lavoro durante la sosta Anthony è stato importante più dal lato diciamo fisico, atletico per recuperare un po' di smalto oppure per staccare proprio mentalmente la spina su un video del 2002 come andava un po' in grande e riprendere di slancio, quali sono stati ecco, gli elementi un po' su cui avete lavorato in particolare? Ma la sosta non è che abbiamo staccato, anzi secondo me abbiamo lavorato come dicevo anche fisicamente, però ti ho detto secondo me il mister aveva già questa idea e abbiamo dato una bella impronta perché abbiamo comunque cioè, lavorato tanto in settimana per portare avanti questo modulo che per noi era un modulo nuovo, comunque non ci abbiamo mai giocato così. E è stato bravo secondo me il mister e siamo stati bravi noi a, cioè, a capire tutto quanto quello che lui cioè, voleva oggi e quindi alla fine il primo tempo secondo me si è visto bene che potevamo fare 2-3 gol almeno in più e anche il secondo ha avuto occasioni però alla fine era importante fare 3 punti e basta. Stranamente in questa sessione di mercato non si parla di un portiere. Vabbè dai, ci aspettiamo giugno che sicuramente si parlerà a giugno. Però cioè, non è mai detto, quindi ancora c'è tempo. Senti, ecco, dopo Frosinone, Palumbo capitano, Palumbo dopo la partita, aver perso insomma quella partita, disse adesso facciamo questi giorni di vacanza, poi rientriamo e ci dovremo guardare in faccia. Vi siete guardati in faccia e che vi siete detti? Ma ci siamo detti che abbiamo preso 6 gol in 2 partite, in quel modo non andava bene. Cioè, semplicemente per la squadra che siamo era troppo poco quello che stavamo facendo, quindi al di là delle chiacchiere da bar che si diceva fuori, ma
era un problema nostro, non è che era un problema di spogliatoio, dovevamo sicuramente far meglio e basta, perché secondo me c'è lo spogliatoio qui è stato sempre unito, è un bello spogliatoio, quindi e alla fine oggi era importante secondo me cancellare queste due partite, perché abbiamo perso secondo me in maniera brutta, troppo brutta per quelli che siamo noi, e oggi abbiamo dato una risposta importante secondo me. Ieri l'allenatore chiedeva, non è importante come, ma è importante vincere. Però mi sembra che oggi voi abbiate anche aggiunto anche un pizzico di per gioco oltre al risultato, oltre all'importanza del risultato. Ma sì, perché secondo il mister, diciamo, la sua idea è che per vincere deve passare anche il bel gioco, quindi dopo magari ci sa che gli ultimi 10 minuti ti metti lì dietro, cioè difendi, però secondo lui e secondo anche noi per vincere ci vuole un minimo di bel gioco, perché dopo non è che ti può dire sempre bene se giochi male e vinci, e credo che oggi abbiamo giocato bene, abbiamo vinto. Un'altra partita delicata quella di sabato contro Regina. Sicuramente è la seconda della classe, quindi sarà sicuramente una partita dura, anche perché lo hanno perso in casa, quindi sicuramente vorranno far bene, però noi andiamo lì convinti che possiamo continuare su questa strada e ci andiamo a giocare sicuramente a viso aperto. Grazie.